Buonasera, benvenuti al TG Nord. Apriamo questa edizione con un'intervista al governatore lombardo Roberto Maroni che nel corso della dopogiunta di questa mattina, interpellato dai giornalisti, ha anticipato i temi affrontati oggi pomeriggio nel corso del Consiglio federale. Sentiamo. Consiglio elettorale non solo? Si parlerà dei risultati elettorali che non sono così drammatici come leggo sui giornali. Abbiamo conquistato lo stesso numero di comuni che avevamo prima, perdendone 4 e conquistandone 4 nuovi, segno della vitalità della Lega. C'è una battaglia dura da fare a Brescia e a Treviso, così come l'abbiamo fatta 2 anni fa a Varese, perché anche lì eravamo andati al ballottaggio. Quindi vogliamo decisamente smentire i gufi che danno la Lega per morta e sepolta. Lo dicono da 20 anni, quindi non mi preoccupo. Ma oggi al federale ci sarà anche un fatto nuovo che chiude una brutta pagina del passato, cioè l'approvazione del bilancio consuntivo 2012 regolarmente certificato dai sindaci, dalla società di revisione, con tutti i conti a posto. Ci sarà da fare un'azione importante di riduzione dei costi per il futuro, ma oggi possiamo dire che la brutta pagina dei fondi in Tanzania, degli yacht, di tutte queste cose, oggi si chiude e si apre una pagina nuova. Si apre la pagina della Lega di chi fa, di chi opera, di chi agisce, di chi organizza e non solo di chi chiacchiera. E la critica di Bossi cosa risponde? Su alcuni giornali sono alcune interviste oggi. Ma io non dirò mai parole contro Bossi, Umberto Bossi. Non condivido quello che ha detto naturalmente e penso che fare questo tipo di interviste serva solo a danneggiare il movimento. Detto questo, mi occupo di cose concrete, di cose serie, cioè come vincere i ballottaggi, e faccio un invito a tutti i leghisti a fare questo, cioè ad occuparsi dei ballottaggi, andare sul territorio, parlare meno, fare meno chiacchiere e fare più cose concrete. Quali temi per fare la differenza in questi ballottaggi bisogna puntare secondo lei? Sui nostri temi classici, tradizionali, il territorio, il nord, difendere i nostri interessi e fare una squadra di sindaci guerrieri, combattivi, come ha dimostrato Gentilini di essere, perché le battaglie che dovremo fare per conquistare i nostri obiettivi, in particolare trattenere i soldi delle tasse pagate, che è l'obiettivo principale che abbiamo, si fa con i sindaci guerrieri. Non si fa con le interviste, con le chiacchiere, si fa eleggendo sindaci pronti a dare battaglia. Tiene una fronda che possa eventualmente utilizzare anche questi ballottaggi per arrivare alla resa dei conti con lei? Non c'è nessuna fronda e non c'è nessuna resa dei conti. Io sono il segretario federale eletto dal congresso l'anno scorso e quindi chi non è d'accordo, bene, se ne può andare, il mondo è grande, non c'è nessun problema. La battaglia della salute arriverà da certo a Milano oppure sono ipotesi in discussione questa? Oggi siamo preoccupati, come ha detto l'assessore Mantovani, dei problemi che ci sono e che non sono pochi. Seguiamo con grande attenzione questa vicenda. La novità che voglio verificare è che sembra che il proprietario dei terreni, che deve bonificarli e darli alla Regione, così come è previsto nell'accordo, ci voglia ripensare. Leggo oggi sui giornali, mi preoccupa molto questa cosa, ho convocato la società oggi stesso per capire se è vero o no. Certo che se fosse vera questa indiscrezione cambierebbe tutto, altrimenti continueremo a valutare e a proseguire nelle decisioni prese.